Prego. Ringrazio l'Istituto per avermi invitato a questa giornata e per avermi dato la possibilità di parlare di una laguna che è stata e che in parte è stata dissipata negli anni successivi. Credo che gli anni 50 e gli anni 60 si possano caratterizzare per un iperattivismo dell'uomo all'interno della laguna che non si poneva limiti. Forse ispirato dall'idea che non ci sarebbero stati limiti nemmeno allo sviluppo economico. Sta di fatto che in quegli anni furono realizzate opere e concepiti interventi che poi avrebbero inciso pesantemente sull'evoluzione morfodinamica della laguna. Credo che un minimo comune denominatore di questi progetti possa essere individuato nel fatto che essi si caratterizzarono per la scarsa considerazione riservata alle questioni ambientali e alla necessità che, inserendosi queste opere in un ambiente estremamente fragile, in qualche modo lo dovevano anche garantire. Credo anche che, come nota di costume, quello che si può rilevare per questi anni è la rinuncia da parte degli organi deputati al controllo e alla salvaguardia della laguna ad esercitare le loro funzioni. Quasi sempre si appiattirono sulle soluzioni proposte e acriticamente, in molti casi, le accettarono senza obiezioni. In quegli anni credo che, non si ebbe nemmeno la capacità o forse la volontà di dare un'interpretazione ai primi segnali evidenti che, agendo in quel modo, l'uomo determinava sulla laguna delle situazioni non proprio favorevoli. Ed è in questa situazione che potremmo partire dalla fine, esaminando quello che accadde il 4 novembre del 1966, quando una acqua alta eccezionale invase quasi tutta la città. Fu il massimo evento mai registrato fino ad allora e non più superato nemmeno negli anni successivi. In quell'occasione, come è stato ricordato, il mare danneggiò seriamente i litorali in più punti e la laguna corse il pericolo di perdere la sua stessa unità fisiografica come conseguenza delle rotte che si erano prodotte sui lidi. La marea del 66 sicuramente destò nelle coscienze dei veneziani, ma direi di tutto il mondo, attenzione verso la questione Venezia. No, non è che fino ad allora fossero mancate analisi e valutazioni, ne sono state ricordate alcune, e in particolare per quanto riguarda gli aspetti idraulici. Credo che sia importante ricordare in quegli anni questo convegno organizzato dall'Istituto Veneto per la conservazione e la difesa delle lagune della città di Venezia e soprattutto la nascita di una commissione che poi negli anni successivi, come ha ricordato il Presidente Danieli, avrebbe dato un grosso contributo conoscitivo alle questioni veneziane. Acqua Alta Venezia non è un fatto straordinario, no? Qui è riportata un'immagine della domenica del Corriere che evidenzia quello che capitò nel novembre del 1906, ma se si esaminano le cronache del passato ci si accorge che furono frequenti o relativamente frequenti gli anni in cui qualche episodio di questo tipo si ebbe a verificare. Il primo addirittura è fatto risalire ai primi anni del 1200. E quindi da questo punto di vista l'acqua alta a Venezia
in qualche modo non poteva essere una sorpresa. Fu forse, anzi senza forse, fu una sorpresa la veemenza con cui questo fenomeno si manifestò in quell'occasione. Ora, della situazione, o meglio, dei rapporti della città con le acque alte possiamo prendere coscienza esaminando le registrazioni mareografiche che esistono dal 1872 e che qui sono sintetizzate suddividendo i vari eventi per classi di livello. E vedete come gli eventi superiori agli 80 cm rispetto al caposaldo del mareografo di Punta della Salute, in questo periodo in cui disponiamo di osservazioni, si siano ripetuti in modo rilevante. Noi possiamo dire che se esaminiamo il ventennio immediatamente antecedente a quello che stiamo considerando, una decina di eventi mediamente all'anno superiore agli 80 centimetri si verificavano. Andando verso livelli superiori ovviamente la frequenza degli eventi si riduce, ma vedete che non mancarono anche nel passato eventi superiori ai 130 centimetri, che in qualche modo è un livello di guardia per le conseguenze che una marea che arrivi a questo limite può comportare. Nel ventennio del quale ci occupiamo, quello che si può osservare immediatamente guardando questi diagrammi è l'incremento della frequenza degli eventi. Questi eventi esistevano prima, ma a partire dagli anni 50 e anche in modo molto più evidente nei decenni a noi più vicini, la frequenza degli eventi delle acque alte si è andata incrementando progressivamente. Lo possiamo vedere anche suddividendo per classi gli eventi registrati. Vedete che nel ventennio che va dal 1930 al 1950 mediamente si sono registrati 12 eventi all'anno di marea superiori a 80 centimetri, ma nel ventennio successivo questi eventi furono ben 34. E se guardiamo gli altri limiti qui riportati, grosso modo possiamo concludere che tra il ventennio 1930-1950 e il ventennio successivo la frequenza degli eventi di acqua alta si è circa triplicata. Vediamo anche qui riportato un dato sul quale poi ritornerò, e che è l'incremento del livello medio del mare, riferito al caposaldo di Punta della Salute. Grosso modo dal 1872 ad oggi possiamo valutare in una trentina di centimetri l'incremento del livello medio del mare, così definito e determinato da due fenomeni che si sovrappongono: da una parte l'eustatismo, cioè l'innalzamento vero e proprio del livello medio del mare, e dall'altra la subsidenza del suolo. Ora, punto di partenza del nostro ragionamento per esaminare quanto capitò tra il 1950 e il 1966 può essere questa mappa della Laguna di Venezia, che riproduce sostanzialmente la condizione che esisteva nel 1932 quando fu fatto questo rilievo. Che cosa possiamo evidenziare rispetto agli anni precedenti? Beh, possiamo evidenziare innanzitutto che anche la bocca di Chioggia risulta armata con moli. I lavori terminarono nel 1935 e questa fu l'ultima bocca che fu armata con moli. La prima fu la bocca di Malamocco, dove i lavori terminarono nel 1872, la seconda alla fine dell'Ottocento fu la bocca di Lido, nella quale furono riuniti gli antichi tre porti della Repubblica, e da ultimo appunto la bocca di Chioggia. Poi quello che possiamo segnalare di rilevante è la bonifica di 24 km quadrati di superficie lagunare nell'area delle cosiddette valli di Brenta, conseguenza dell'improvvida reintroduzione temporanea del Brenta dentro la laguna tra il 1840 e il 1896.
E poi vediamo verso terra, di fronte a Venezia, la realizzazione della prima zona industriale di Porto Marghera, accompagnata dalla costruzione del canale navigabile Vittorio Emanuele. E poi, sempre in epoche, nei primi decenni del Novecento, l'approfondimento di questo canale allacciante il bacino di Malamocco con il bacino di Chioggia, che è il canale di Santo Spirito e che era in buona sostanza, che era stato nei secoli precedenti, il canale di accesso al porto di Venezia a partire dal momento in cui gli antichi tre porti non erano più praticabili da parte delle navi con maggiore pescaggio. Se adesso andiamo a esaminare la situazione della laguna alla fine del periodo sul quale è concentrata la nostra attenzione, quello che possiamo evidenziare di diverso è sostanzialmente la realizzazione della seconda zona industriale di Porto Marghera, poi la realizzazione delle casse di colmata per la costruzione della terza zona industriale di Porto Marghera. E a servizio di questo potenziamento delle aree industriali la costruzione davvero improvvida del canale navigabile Malamocco-Marghera. Poi la realizzazione ricordata dell'aeroporto Tessera. Infine la realizzazione incredibile della strada statale Romea in attraversamento al bacino di Chioggia. E da ultimo la chiusura a stagno di tutte le valli da pesca, quindi l'interclusione completa della possibilità da parte della marea di espandersi nelle valli da pesca. Possiamo partire da quest'ultimo argomento per dire che, guardando questa mappa del 1937 che evidenzia quali erano in quel momento le valli arginate, e sono quelle colorate con questo colore rosa, e quali erano invece le valli entro le quali la marea si poteva espandere liberamente, sono quelle verdi e quelle con questo colore arancione, possiamo dire che tra il 1937 e il 1966 la situazione da questo punto di vista è profondamente cambiata. Furono molte le valli che furono completamente intercluse alla libera espansione della marea. Alcune di queste valli, come conseguenza di provvedimenti approvati appunto nel 1942, quando furono esaminati i cosiddetti piani organici per la sistemazione delle valli da pesca, e quindi in qualche modo chiuse completamente all'espansione della marea, perché gli organi di controllo ne avevano condiviso la scelta. Altre però furono chiuse, non si sa bene sulla base di quali provvedimenti amministrativi, andando ben oltre quello che prevedeva questo documento di pianificazione del magistrato alle acque. Bisogna anche dire però che su questa questione della chiusura delle valli da pesca alla libera espansione della marea forse si è posta un'enfasi eccessiva, e questo è anche un concetto che viene ripreso dalla legge speciale su Venezia, che comporta la riapertura delle valli da pesca alla libera espansione della marea. Si tratta di un provvedimento però che dal punto di vista idraulico non consente di perseguire gli obiettivi indicati dalla legge, perché questo provvedimento fu contemplato dalla legge speciale pensando che, riaprendo le valli da pesca alla libera espansione della marea, si potevano contenere le altezze dei colmi di marea a Venezia. In realtà questo non capita, perché, come vediamo con riferimento alla laguna settentrionale, se noi riapriamo completamente tutte le valli della laguna di Venezia alla libera espansione della marea, su quei canali che ho evidenziato, che sono in buona sostanza sulla direttrice del canale di San Felice, che è il canale portante dell'alimentazione della laguna settentrionale,
le modificazioni di regime che noi otteniamo sono modeste, modeste variazioni di portata, assolutamente trascurabili variazioni di livello. E quindi questo è un provvedimento che potrebbe essere perseguito, ma non certamente con le finalità indicate dalla legge. Poi l'altro provvedimento sul quale rapidamente possiamo fare qualche considerazione è la realizzazione dell'aeroporto di Tessera. Qui vedete il marginamento da cui si è partiti per realizzare questo aeroporto al limite verso terra della laguna. Qui vediamo i lavori di imbonimento in fase di avanzata prosecuzione e qui vediamo l'aeroporto come è oggi. Si tratta di un intervento che dal punto di vista idraulico non ha avuto conseguenze sul comportamento della laguna. È una superficie che apparteneva alla laguna ma posta ai margini della laguna. Semmai qualche conseguenza può essere determinata dall'uso dell'aeroporto, perché quando si va all'aeroporto di Tessera per via d'acqua si percorre questo canale di Tessera e così mi sembra dalla mia esperienza personale che vi si navighi forse con eccessiva velocità e questo non fa bene, come vedremo, alla laguna. Però credo che fra tutti l'intervento più incredibile è quello della strada statale Romea, che qui taglia il bacino di Chioggia, vedete, marginando una superficie di circa 4 km quadrati e modificando radicalmente la condizione di alimentazione di questa zona della laguna, non tanto con riferimento, come possiamo vedere, ai rapporti fra livelli e portate preesistenti e conseguenti all'intervento, perché attraverso questo rilevato che costituisce la strada furono lasciati tre varchi, uno in corrispondenza del canale delle Trezze, l'altro in corrispondenza del canale Lombardo e il terzo in corrispondenza di una diramazione del canale Lombardo che è il canale Alleghero. Attraverso questi varchi, diciamo, l'acqua può entrare nella parte marginata della laguna, però vi entra in condizioni idrodinamiche completamente diverse. Dal punto di vista della circolazione gli effetti sono importanti. Vediamo qui che in assenza di vento, in presenza di vento, le variazioni sui livelli con o senza il rilevato della strada non sono importanti, così non sono importanti le variazioni della portata perché si attestano al massimo intorno al 10% del valore originale. Quello invece che è importante è la modificazione assolutamente rilevante della distribuzione delle correnti di marea prima e dopo la realizzazione della strada. Tant'è che in queste mappe voi potete vedere come cambia completamente il valore della velocità nelle zone che vengono a collocarsi a tergo del rilevato stradale. E non solo cambia il valore della velocità, che è rappresentato a scala di colori, le maggiori velocità sono quelle caratterizzate dai colori che tirano il rosso, ma cambia soprattutto la circolazione, cioè l'orientamento delle correnti di marea. Tant'è che recentemente in posizione centrale si è aperto attraverso il rilevato della strada un varco molto ampio per cercare di porre rimedio a questa circostanza. Ma forse il nodo del nostro ragionamento può essere incentrato con riferimento alle conseguenze idrauliche sulla laguna, su quello che è capitato come conseguenza della realizzazione della zona industriale di Porto Marghera. Possiamo distinguere tre passi successivi. La prima zona industriale è realizzata intorno agli anni 20 e corredata, come abbiamo visto prima, dalla realizzazione del canale Vittorio Emanuele per collegare la stazione della Marittima con Porto Marghera. Poi lo sviluppo e il riordino, se volete, di questa zona con la realizzazione
del piano generale per la sistemazione della zona industriale che risale al 1963 e da ultimo il piano regolatore per la realizzazione della terza zona industriale che risale al 1965. Ora su questi aspetti conviene soffermarsi. Vediamo un po', questa è la zona industriale di Porto Marghera e l'imbonimento di queste aree barenicole al limite della laguna, tutto sommato, poteva anche considerarsi accettabile dal punto di vista del regime idrodinamico della laguna. Un po' più impattante la realizzazione della seconda zona industriale, che prima anche veniva ricordata, per sviluppare le attività della chimica. Ed era veramente devastante, secondo me, il progetto della terza zona industriale di Porto Marghera, che qui vedete riportata sulla mappa della laguna e che nelle intenzioni doveva occupare circa 35 km quadrati di bacino lagunare. Grosso modo l'estensione delle superfici degli specchi d'acqua e delle zone di barena della laguna di Venezia è 400 km quadrati. Qui ne tiravamo via per questa iniziativa circa il 10%. Queste sono in realtà le casse che furono realizzate, no, una porzione ridotta di quel progetto grandioso che per fortuna, almeno dal mio punto di vista, non ha avuto attuazione. Però possiamo anche dire che qui c'è un falso storico, perché se noi esaminiamo la carta idrografica della laguna di Venezia del 1972, queste zone, che sono le tre casse di colmata A, B e C, cosiddette, della terza zona industriale, sono qui rappresentate come se fossero terre emerse. E se noi andiamo a esaminare la cartografia più dettagliata, ritroviamo l'indicazione per queste aree di quote sull'ordine dei 2 metri. In realtà non è così, perché in realtà questa iniziativa si è sviluppata in modo diverso. Qui vedete riportata sulla carta del 1971, sulla carta idrografica del 1971, vedete riportate le immagini di questo volo del 1975. Si intravede anche nelle immagini fotografiche il perimetro delle casse di colmata, ma si intravede chiaramente anche che in realtà all'interno di questo perimetro le aree bonificate sono assolutamente inferiori a quelle che sembrerebbero documentate da un'analisi della carta idrografica. Allora qui probabilmente anche i topografi e i cartografi hanno buttato il cuore oltre la siepe e hanno dato per realizzato qualcosa che in realtà non esisteva. Io stesso sono stato a lungo tratto in inganno finché non ho avuto la possibilità di esaminare queste immagini che documentano come l'iniziativa fosse partita, la perimetrazione di queste casse di colmata fosse stata effettivamente realizzata con quote a 2 metri, ma l'interno era per la maggior parte rimasto nelle condizioni preesistenti. Quali sono le conseguenze sull'idraulica lagunare, sulla morfodinamica lagunare di queste opere? Innanzitutto ce n'è una legata alle attività che su queste zone industriali, prima e seconda, si sono sviluppate. Qui vedete riportate a confronto l'andamento nel tempo della sommersione a Venezia, è la curva in rosso, e l'andamento nel tempo dell'eustatismo, determinato per confronto con le registrazioni mareografiche che sono disponibili a Trieste, in una posizione che non è soggetta in nessun modo a fenomeni di subsidenza. La differenza fra le due curve è quindi l'effetto della subsidenza. Noi vediamo che le due curve incominciano a differenziarsi intorno al 1930, è
l'inizio dello sviluppo dell'attività industriale a Porto Marghera, vediamo che la subsidenza si incrementa nel tempo come conseguenza dell'estrazione di acque dal sottosuolo e diventa importante negli anni ai quali noi facciamo riferimento, perché se nel 50 la subsidenza poteva essere stimata dell'ordine di 5 centimetri, l'effetto alla fine degli anni 60 è circa raddoppiato, perché noi cogliamo un effetto per questo periodo di 10 centimetri e quindi complessivamente 15 centimetri. 15 centimetri che poi sostanzialmente si sono stabilizzati, perché negli anni 70 fu proibita l'estrazione di acque dal sottosuolo e questo fenomeno evidentemente cessò. E veniamo allo scavo dei canali, no? I veneziani da sempre hanno scavato canali. Nel 1726, di fronte all'impossibilità di entrare al porto di Venezia attraverso il porto di San Nicolò, il più importante degli antichi tre porti della Repubblica, fu presa la decisione di scavare il canale di Santo Spirito. Era in buona sostanza un allacciante tra il bacino di Malamocco e il bacino di San Nicolò, che permetteva alle navi di allora di portarsi nel bacino di San Marco, non più entrando attraverso il canale di Porto San Nicolò, ma entrando attraverso la bocca di Malamocco. Il fondale di questo canale, nel Settecento, quando fu realizzato, era di 4,50 m. Poi, in epoca napoleonica, nell'Ottocento, fu portato a 7,50 m per permettere alle navi da guerra di allora di entrare a loro volta nel bacino di San Marco. E infine, nei primi decenni del Novecento, il fondale del canale di Santo Spirito fu portato a 9,50 m. Questo come conseguenza della realizzazione della prima zona industriale di Porto Marghera e della costruzione del canale navigabile Vittorio Emanuele. Però questo canale è un canale, come dire, benevolo dal punto di vista dell'idrodinamica lagunare, perché va a incidere una zona di partiacque, cioè una zona che dal punto di vista idrodinamico è poco attiva. E quindi avere un canale più profondo o meno profondo in questa parte della laguna non ha molto significato. Così si può dire per il canale Vittorio Emanuele, perché vedete, il canale Vittorio Emanuele, che parte dalla stazione della Marittima, si dirige verso Porto Marghera con un assetto che è sostanzialmente quello di un canale naturale. Si differenzia dal canale naturale solo per le sue maggiori dimensioni. E quindi anche lo scavo di questo canale, dal punto di vista idrodinamico, non ha comportato gravi e pesanti conseguenze sul regime idrodinamico della laguna. Lo possiamo vedere da queste simulazioni matematiche in cui sono riportati gli inviluppi dei massimi livelli di marea prima e dopo lo scavo del canale Vittorio Emanuele. Noi vediamo che sostanzialmente le due situazioni, gli andamenti delle curve che rappresentano i punti di egual livello massimo, è quasi identico. Diverso ragionamento invece deve farsi per il canale Malamocco-Marghera, perché il canale Malamocco-Marghera ha un assetto in una sua parte che è assolutamente innaturale. Al di là delle sue dimensioni, quello che è stato maggiormente devastante è questa direzione trasversale ai canali naturali che è stata data a questo canale. I fondali li conoscete bene, voi siete veneziani, quindi sapete meglio di me. 14,50 m nella prima parte dalla bocca di Malamocco fino a Porto San Leonardo, 12 metri di fondale nella prima parte che doveva costeggiare le casse di Colmata e poi 10 metri nell'ultima parte, quella che penetrava nelle zone industriali esistenti, prima e seconda zona industriale. Questo canale invece ha modificato radicalmente il regime delle correnti dentro la laguna.
Anche qua, in quegli anni, sul finire degli anni 60, quindi dopo la grande marea del 66 e negli anni immediatamente successivi, quando il dibattito intorno a queste questioni fu molto vivace, secondo me non si capì bene ciò che il canale aveva prodotto o poteva produrre, perché si pensò che fosse la causa delle acque alte, che fosse la causa dell'incremento della frequenza delle acque alte, e in realtà il canale agisce, come vedremo, anche in questa direzione, ma con effetti ingegneristicamente trascurabili, mentre è devastante la sua presenza per quanto riguarda la circolazione delle correnti di marea. Vedete come l'inviluppo dei livelli massimi nel bacino centrale tra prima la costruzione del canale e dopo la costruzione dei canali navigabili sia completamente diverso. Nella laguna centrale oggi c'è un grande lago, mentre prima i canali naturali controllavano la propagazione della marea verso l'interno. Questo lo vediamo meglio da queste immagini che rappresentano le linee di ugual livello di marea in un certo istante. Qui siamo nel momento del massimo flusso entrante e vedete come l'assetto di queste linee, che in buona sostanza dà anche un'indicazione di come si dispongono le velocità delle correnti di marea, è completamente cambiato fra prima e dopo la costruzione del canale. Qui vediamo quanto ho detto prima in modo concreto, come usa fare l'ingegnere. Vediamo un confronto fra l'andamento dei livelli di marea a Punta della Salute, prima, è la curva azzurra, e dopo la costruzione del canale dei petroli, scusate, del canale Malamocco-Marghera. La stessa situazione vediamo a Marghera, a Porto Marghera, prima e dopo la costruzione del canale navigabile Malamocco-Marghera. C'è effettivamente un incremento dell'ampiezza dell'onda di marea, un incremento dei colmi e un decremento dei minimi, ma queste variazioni sono di pochi centimetri, 1-2 centimetri, dipende dalla forma dell'onda di marea, ma l'ordine di grandezza è questa. E non può quindi essere questo che ha incrementato in modo così drammatico la frequenza delle acque alte nella città. Questo con riferimento a quello che produce il canale sul regime generale delle correnti all'interno della laguna. Ma c'è anche un effetto che viene sottovalutato, anzi che si mette sempre a margine, e che è legato alla pratica stessa della navigazione lungo questi canali, che sono percorsi da navi che hanno sezioni di carena confrontabile con quella del canale che percorrono. Qui vediamo che cosa si produce. Si produce innanzitutto questo tipico assetto delle onde di prua e di poppa che tutti possono osservare. Queste onde generate sul canale più profondo, quando si propagano sul basso fondo adiacente, tendono a diventare più ripide, via via sempre più ripide, e tendono quindi a frangere. E perciò queste onde, propagandosi dal canale in cui sono generate, sulle zone di basso fondale adiacenti, comportano o facilitano l'erosione dei bassi fondi adiacenti. Ma c'è di più, perché il passaggio della nave comporta un dislocamento di volumi che crea una circolazione secondaria che agisce sul basso fondo, sollevando il materiale che è presente sul basso fondo e trascinandolo poi nel canale. Qual è la conseguenza quindi della navigazione di queste grosse navi all'interno della laguna? Erosione dei bassi fondi e, sembrerà ridicolo, interrimento del canale, come conseguenza delle correnti di ritorno che, dopo essersi aperte di fronte alla nave, si devono necessariamente richiudere a poppa. E quindi è automatico e non può sorprendere che questi grandi canali navigabili, per essere mantenuti, debbano essere costantemente dragati. Proviamo allora a vedere nel complesso che cosa hanno prodotto tutti questi interventi sulla laguna di Venezia. Qui andiamo a un'epoca romantica, primi anni dell'Ottocento,
questa era la situazione delle bocche, nessuna delle bocche era armata e la condizione che noi vediamo fra flusso e riflusso per le correnti di marea, qui è rappresentata la bocca di Malamocco, è sostanzialmente simmetrica. Comportamento analogo in fase di flusso e in fase di riflusso da parte delle correnti. Poi intervengono i moli alle bocche di porto e l'inserimento di queste strutture, necessario per favorire la navigazione all'interno della laguna e l'ingresso in laguna delle navi con importante pescaggio, crea una dissimmetria di comportamento, perché nella fase di riflusso si forma un vero e proprio getto che protende la corrente profondamente nel mare antistante. Se questa corrente trasporta con sé sedimenti, questi sedimenti sono proiettati lontano, proiettati così lontano che non possono essere rimaneggiati e ripresi nella successiva fase di flusso. E quindi la costruzione dei moli alle bocche di porto, creando questa dissimmetria, questa asimmetria di comportamento, è la causa principale della perdita netta di sedimenti che si verifica per la laguna di Venezia durante ogni fase di riflusso. Questa è la situazione del 1950, ma è anche la situazione che abbiamo avuto negli anni successivi. Nel futuro avremmo qualcosa di diverso. Non so, qui non ho messo l'ultimo numeretto e spero di non aver sbagliato il numero delle decine. Comunque questa sarebbe la situazione una volta che fossero ultimate le opere di controllo delle maree alle bocche di porto. Una condizione abbastanza diversa da quella precedente e che evidentemente comporta anche reazioni da parte della laguna diverse da quelle che noi abbiamo osservato negli anni in cui viviamo. Qui voglio farvi vedere la conseguenza complessiva di tutto quello che l'uomo ha fatto di buono dentro la laguna di Venezia. Sono poste a confronto la laguna attuale e la laguna al tempo del Dené. La laguna che sente gli effetti di tutte queste opere, moli compresi, ovviamente canali navigabili compresi, e la situazione che si aveva al tempo del Dené, quando le bocche avevano il loro assetto naturale. Vedete che di fronte alle bocche, oggi come oggi, si producono questi pennacchi, che sono il segnale del deposito dei materiali che la corrente trascina verso l'esterno e deposita lontano dalle bocche. Deposita e non reintroduce in laguna, perché vedete che queste macchie si susseguono. Responsabile di questo fenomeno è il vento. Qui c'è un ciclo di onde di marea. A un certo momento si sovrappone il vento risospende i sedimenti all'interno della laguna, le correnti trascinano questi sedimenti verso i canali li portano alle bocche e le bocche fanno quel lavoro di espulsione sul quale prima mi sono soffermato. E perciò non può sorprendere che questa nostra laguna, oggi come oggi, perda circa 500.000 metri cubi di sedimenti fini all'anno. Prima, colto da un lapsus, parlando del canale Malamocco-Marghera, ho detto canale dei petroli. Questo è il termine che si usa in senso spregiativo per questo canale, ma secondo me se lo merita tutto, perché guardate, noi oggi possiamo dire, non potevamo certamente dirlo nel 1966, quando il canale era in via di ultimazione, né potevamo dirlo alla fine degli anni 60, ma oggi possiamo dire con certezza documentata qual è stato l'effetto del canale dei petroli sulla laguna di Venezia. Lo vediamo da questa mappa che riproduce la differenza fra i fondali della laguna attuale e della laguna del 1972. Tra allora ed oggi l'unico fatto importante intervenuto è la costruzione, il completamento del canale navigabile Malamocco-Marghera e l'utilizzazione ovviamente da parte delle grandi navi di questo canale. Vedete bene, e qui è rappresentata a scala di colori la situazione, vedete bene la voragine sui fondali che si è aperta attorno al canale
alla Mocco Marghera. Lo possiamo vedere meglio in questo particolare e la conclusione è evidente. I fenomeni che prima ricordavo si sono concretizzati in questa situazione. Tra il 1970 e oggi noi abbiamo perso 50 centimetri di fondale, o guadagnato, dipende dai punti di vista. Il che vuol dire che sul fenomeno o sui fenomeni naturali di subsidenza, che non c'è più peraltro, e di eustatismo, si è sovrapposto qualcos'altro. E il qualcos'altro che si è sovrapposto è l'erosione dei fondali generata dall'uso che noi facciamo della laguna. Questa è una grande nave che sta percorrendo il canale della Giudecca e penso che la grande nave si domandi, non così i croceristi che stanno sopra questa grande nave, sicuramente la grande nave ha tempo per domandarsi ma cosa faccio io all'interno della laguna di Venezia? Sono io compatibile con la laguna di Venezia? E questa è la domanda che credo noi dobbiamo porci, perché oggi si parla ancora di scavare nuovi canali. Oggi si parla di far entrare in laguna navi anche più grandi. E io, se andiamo in questa direzione, credo che non abbiamo imparato la lezione che possiamo leggere semplicemente analizzando la cartografia e quindi partendo da dati oggettivi. Forse è necessaria qualche riflessione. Allora permettetemi di sottoporvi le mie riflessioni, perché voi possiate valutare. Io credo che sia inequivocabile che i grandi interventi realizzati dall'uomo nel ventennio che va dal 1950 al 1970 sono stati la causa del degrado che noi poi abbiamo dovuto osservare negli anni successivi. Io credo che non si offenda nessuno se si dice che nella progettazione di quegli interventi, ma io mi permetto di dire anche degli interventi che sono avvenuti negli anni successivi, è mancata una visione complessiva dei problemi. Si è guardato solamente agli obiettivi che volevamo risolvere e non abbiamo pensato a quelli che oggi si chiamano gli effetti collaterali. Mentre intervenendo su un ambiente così delicato e così fragile, queste considerazioni non potevano mancare. E io credo che si possa anche dire che è mancata sul problema Venezia la centralità che era stata data nel passato alle questioni della salvaguardia lagunare. È triste dire, ma dobbiamo riconoscere che Cristoforo Sabbadino ha fatto molto meglio di noi, perché Cristoforo Sabbadino ha portato all'attenzione della Repubblica la centralità della questione della salvaguardia della laguna. E noi oggi, con tutti gli strumenti che abbiamo e con tutta la superbia che abbiamo, abbiamo perso di vista tutto questo. E ci ostiniamo a non imparare la lezione che la laguna ci dà. Io credo che sia necessario che chi è deputato al controllo della laguna ritorni a esercitare effettivamente questo controllo. Chi controlla deve essere più bravo del controllato. Chi controlla non può confondersi col controllato e credo che chi controlla debba riacquistare quell'autonomia di giudizio che a partire dagli anni di cui noi ci occupiamo, 1950-1966 e poi in modo anche più evidente negli anni successivi abbiamo perso. Speriamo che l'avvenire sia migliore del passato. Grazie.